Eccoci in questo video a parlare di strumento di selezione rapida e della bacchetta magica. Si trovano sempre ovviamente sotto il pannello degli strumenti, sotto forma di un pennello con un'area di selezione sottostante e lo strumento bacchetta magica a forma ovviamente di bacchetta magica. Parliamo di quest'ultimo, della bacchetta magica. Allora, come funziona la bacchetta magica? Innanzitutto la barra delle applicazioni abbiamo sempre le solite cose. Creare una forma predefinita per la bacchetta magica, creare una selezione, aggiungere la selezione, sottrarre, intersecare, eccetera. Tolleranza. Qui abbiamo un 10 di tolleranza. Come funziona la bacchetta magica? Funziona in questo metodo. Noi sappiamo tutto che Photoshop è un programma bitmap, quindi formato da pixel. Ogni pixel ha un suo colore predefinito. Quando noi andiamo a cliccare, la bacchetta magica va a rilevare un pixel con la sua tonalità di colore. Quindi, quando noi metteremo 10, lui andrà a selezionare 10 pixel di tonalità simili più chiari e 10 pixel di tonalità simili più scuri e selezionarle. Facciamo un esempio adesso sul documento. Se facciamo un click, ecco cosa è successo. Dove ho cliccato, è andata a selezionare 10 tonalità più scure e 10 tonalità più chiare e a crearmi una selezione. Deselezioniamo. Aumentiamo in questo caso, vediamo non solo la tolleranza e la mettiamo a 30. Rifacciamo la stessa cosa. Clicchiamo. Guardate cosa è successo. Mi ha perfettamente selezionato tutto il cielo con 30 tonalità simili di colore più chiare e 30 tonalità simili di colore più scure. Quindi vedete, in questo caso, se avessi voluto selezionare il cielo, non mi sarebbe stato tanto facile. Ecco che è veramente un bellissimo strumento, la bacchetta magica. Ci permette di creare delle selezioni veramente laddove avremmo dei problemi se dovessimo crearla manualmente. Ora, deselezioniamo il tutto. Anti-alias l'abbiamo già visto anche in alcuni tutorial precedenti. Contigui. Cosa significa contigui? Contigui significa che dove noi andremo a selezionare l'area che andremo a cliccare sopra per selezionare ovviamente la tonalità di colore da creare una selezione. Lui se selezioniamo questa opzione andrà a selezionarla solamente dove clicchiamo. Facciamo un esempio. Spuntiamo quindi l'opzione contigui e andiamo a selezionare, diciamo, questo colore blu. Vedete? Ho cliccato e lui mi ha selezionato solo questa bandierina, ma noi ne abbiamo tantissime altre in questo documento. Deselezioniamo. Stavolta leviamo la spunta contigui e facciamo la stessa operazione. Ma guardate, questa volta mi ha selezionato tutte le bandierine del mio documento. Ovviamente c'è da migliorare la selezione, ma vedete che mi ha selezionate tutte le tonalità simili con 30 tonalità più chiare e 30 tonalità più scure, a seconda di dove abbiamo eseguito il click per avere la campionatura della tonalità di colore. Quindi lo strumento bacchetta magica è molto molto utile se si sa utilizzarlo. Deselezioniamo. Passiamo questa volta a parlare dello strumento di selezione rapida, scorciatoio da tastiera W. Questo è uno strumento molto recente su Photoshop, diciamo tra delle ultime versioni. Permette di creare una selezione come se dovessimo pennellare, quindi come un pennello. Infatti, sulla barra delle applicazioni abbiamo dei vari pennelli dove c'è creare una selezione, aggiungere la selezione, sottrarre la selezione, creare sempre un predefinito alla selezione. Campiona tutti i livelli significa se avessimo più livelli, non è il nostro caso perché ne abbiamo solo uno, ma se avessimo più livelli lui va a campionare tutti i livelli. E il miglioramento automatico ovviamente ci aiuta a migliorare il bordo della nostra selezione. Quindi come funziona? Creiamo ovviamente un diametro del nostro pennello, quindi una dimensione e una durezza del nostro pennello. Per durezza si intende che più abbiamo durezza sul pennello, più i bordi saranno nitidi, meno abbiamo durezza sul pennello, più i bordi saranno sfumati.
Ovviamente, come dico sempre, è sempre meglio utilizzare, come vedete in questo caso, pressione penna, le tavolette grafiche per eseguire questi tipi di selezioni. Ora andiamo a selezionare il nostro soggetto, il nostro bel cagnone, e ovviamente non è uno strumento molto preciso, è lo strumento di selezione rapida. Come potete notare, ha fatto degli errori. Photoshop non è perfetto, come ho detto. Quindi sta a noi di doverlo aiutare. Lo sapete benissimo, per aggiungere o sottrarre, maiuscolo per aggiungere e Alt o Option, a seconda se Windows o Mac, per sottrarre alla selezione. Non stiamo facendo realizzando un documento, stiamo vedendo solo come funziona lo strumento di selezione rapida, quindi facciamo una selezione molto molto diciamo una bozza di selezione, ecco, a dire la verità. Una bozza di selezione per vedere come funziona. Diciamo che più o meno così va bene. Una volta creata la nostra selezione, possiamo creare qualsiasi cosa a partire da questa selezione. Non so, diamogli una curva per valorare le ombre del soggetto. Quindi gli diamo una curva e quando clicchiamo su una modifica, ovviamente viene realizzata una maschera della nostra selezione. Quindi adesso andiamo a maschera di livello, andiamo a vedere se riusciamo a senza troppo. Ecco, così abbiamo ravvivato un po' il colore del nostro cane. E se volessimo aggiungere altre modifiche, come facciamo? Non abbiamo salvato la nostra selezione, nessun problema. Puntiamo il cursore sulla maschera di livello, teniamo premuto il tasto Ctrl per Windows o Command per Mac e clic. Vedete che la selezione viene automaticamente caricata un'altra volta. Torniamo sulle maschere, non so, sulle maschere, sulle regolazioni e non so, questa volta diamogli un filtro fotografico con un colore, non so, diamogli un bel colore blu, ok, con un diciamo un 50%. Ecco, lasciamolo così, va bene così. Ecco la differenza, non sembra neanche più la stessa immagine, sembrano che siano due immagini sovrapposte, cioè il cane sembra uscire proprio dall'immagine. Eppure, se noi leviamo le regolazioni, abbiamo effettuato questa regolazione in pochi clic. Ecco che cosa servono gli strumenti bacchetta magica e gli strumenti di selezione rapida. Questo conclude questo tutorial, nel prossimo vedremo l'intervallo colore.